Allora, innanzitutto è, come tutti credo sappiate, deriva dai quattro stomaci dei bovini, ok? Quindi adesso è talmente diventato un piatto importante che la trippa viene chiamata quinto quarto, no? Perché gli animali sezionati si sezionano in quarti e la trippa è diventata il quinto quarto. I bovini, ve lo dico per deformazione, io sono agronomo, quindi bazzico il mondo dell'agricoltura e degli allevamenti, quindi posso essere abbastanza preciso. Come dire, quando caci il quinto sociale, avete un... Qui c'è il quinto quarto. No, per quanto credo che ormai macellai le tappe. Ne un tempo si faceva con la trippa, quando io dico trippa stiamo parlando dei quattro stomaci, quindi reticolo, abomaso, omaso che sarebbe il cento pezzi, non possiamo mostrare dov'è perché non abbiamo adesso mi... naturalmente. Naturalmente, quindi diciamo, parlavo di altri pezzi che sono l'esofago, che sono il polmone, il cuore e la milza. La milza va cucinata a parte, come sanno le mamme che sono qui, perché altrimenti se no diventa tutto nero. Poi evitare assolutamente, come ci capita di trovare in qualche osteria, di evitare la salsa. Quindi ha assolutamente usato il concentrato di pomodoro e il peperone. Come si allunga questo concentrato di peperone? Con l'acqua con cui è stato bollito il portello, già tagliato a pezzi, e poi naturalmente tutto il grasso che affiora va eliminato. Evitare, come fanno alcuni, dice io lo faccio più leggero perché io ci metto l'olio di oliva, roba non ci fa, no? Perché bisogna usare il grasso proprio, quello del super, giusto dottore Gatto? Sì, perché il grasso più no, se non si inciva il morcello deve essere deve inzivare. Poi altri ingredienti importantissimi sono il peperoncino, l'alloro e naturalmente lo dico, un ammazzetto con cui si riminia la tiana del morcello. Non l'ho nominato. Poi naturalmente il morcello non si fa in un'ora, ci vogliono 6-7 ore di cottura, e dopo 6-7 ore di cottura naturalmente si assaggia, deve restare un po' calloso, non deve diventare una marmellata, e a quel punto si può impiattare. Si può impittare, si mette nella pitta, che deve essere bagnata prima dalle due estremità nel sugo del morcello e poi riempita con poco morcello, dice che... No, io vorrei che tu dicessi la pitta, che non è che la pitta è una pitta gigante. No, è la pitta da morcello, come tutti ben sapete, deve essere una pitta a ruota di carro, come quella lì. Stretta ma molto grande, dal diametro grande. Questa è l'unica pitta che garantisce che non si apre, non cade nel fiato. Il morcello, come ti dicevo prima, deve essere mangiato con le mani, e non è che poi con le mani possiamo andare a prendere i pezzi del morcello. Quindi... un vero morcello, a trippa cacata, se buona lavata, e duce pietanza che imbarza ma panza, si ben accorciata con sarza, ambiscata, senti bugire e quasi ridira. Si può entrare in bella, ci menti gudella, non può che promuna in fondo l'ognuna, cibo, ma è onorato, dove va, sciupigliato, non può che stentino. Dove lo colorino? Ci va per precetto una giamma e corezzo, da rigano poi indaventi se vuoi c'è più l'ammazzetto e bene perfetto. Udassi un cucina una mezza mattina, ma coce acciamenta con pipa brucenta, con sato la pitta per suba marmitta dal liscio ostentino, diventano lusso vestuto di rosso e renda contenta la povera gente. Se è vero morcello ripiglio il cervello e ad ogni buccata ti induce a corata. Si poi t'accontenti, ma fu chi lamenti, fu questa pietanza di vacca in la panza da chi crea vino, dal liscio ostentino, t'asciuga i sudori, astuta i dolori e senza spavento, poi campi contento. Io penso che il maestro Achille Curto ci ha regalato veramente una chicca parlando del morcello.